Unibasket Lanciano pronti via con l'inizio ufficiale della nuova stagione sportiva che ha coinciso con l'inaugurazione della sede sociale, centro operativo e punto di riferimento per appassionati e tifosi. Una sede prossima al vicino stadio Guido Biondi, col forte legame instaurato tra il basket e il calcio lancianese. Piccolo grande passo di avvicinamento al campionato di Serie C Gold che prenderà via il prossimo 29 settembre. Altra importantissima novità è rappresentata dal cambio dei colori sociali che diventano rossoneri per mantenere ancora più vivo il legame con la città. Il presidente Carlo Valentinetti. Un passo che volevamo fare da tempo, abbiamo avuto questa occasione grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato questa occasione, ci ha segnalato questa possibilità. Noi l'abbiamo raccolta e abbiamo voluto aprire questa sede, la nostra sede, siamo veramente emozionati per questa apertura e per il vivere questo campionato, ma questo momento molto entusiasmante della nostra società. Allora, cosa aspettarsi dall'Unibasket per questa stagione? Una società in perenne movimento, soprattutto in perenne evoluzione. Sì, il progetto è chiaramente un progetto sempre di crescita. Noi l'altro anno abbiamo fatto molto molto bene, quindi ripetersi già è difficile, ma ci proveremo. Abbiamo fatto dei buoni acquisti, il roster è abbastanza competitivo. Oltre a questo abbiamo anche il grande impegno della DNG nazionale, avremo la prima a Bologna e ci confrontiamo con dei club molto importanti, ma la nostra C-Gold si farà valere durante il campionato. Dopo le foto e i saluti di rito alla squadra comincia la preparazione atletica e tecnica che proseguirà con una doppia seduta giornaliera per tutta la settimana al Palazzetto dello Sport con alcune puntate nella vicina pista d'atletica cittadina. E non mancheranno per gli sportivi della Pallacanestro Frentana le occasioni per vedere da vicino il roster del coach Claudio Corà con diversi appuntamenti pre-campionato. Il coach. Siamo molto contenti di tutti i progetti, tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. C'è stato molto lavoro, abbiamo messo molta carne al fuoco, adesso è il momento di lavorarci e speriamo che i risultati ci siano di soddisfazione di tutti i sacrifici che abbiamo fatto finora. Sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta? Cioè? Di venire qui, di sposare il progetto Unibasket. Il progetto era stato sposato inizialmente con Ortona e con Valerio c'è stata proprio una promessa di riportarci ai piani alti. Credo che siano state fatte tante cose per raggiungere questo. Un risultato non si compra, ma i presupposti ci sono. Forza dai Lanciano, siamo sempre insieme a te e dovunque giocherai non ti lasceremo mai.